costruire palazzi moderni, nuovi e soprattutto alti, quindi che si vedano subito, non sia una buona idea. È importante per la città di Torino e per gli abitanti di Torino, fosse anche un simbolo per loro, sì, allora sarebbe una buona idea. Torino è sicuramente una città storica, alcuni di nostri ragazzi che sono venuti qua a visitarla l'hanno chiamata la piccola Parigi, per esempio. A San Valentino andrò col mio ragazzo sul Colle dei Cappuccini a vedere la nostra città, sarà molto romantico. Prima di tutto si pone il problema della componente ambientale, nel senso di strutture simili attorno al grattacielo che andrà costruito. Un grattacielo di quella dimensione diventa comunque difficile da inserire in un contesto che non sia ultramoderno. Un grattacielo di quell'altezza collocato in una posizione abbastanza rilevante all'interno della città sarebbe una sorta di pugno in un occhio. Un grattacielo non si adatterebbe alla struttura della città, che come molte città italiane ha un'architettura tipicamente storica e classica. Un grattacielo di quell'altezza all'interno di un contesto urbano totalmente diverso sarebbe un pugno in un occhio. Se proprio l'unica soluzione, l'unico posto in cui può essere collocato è in quella zona, farlo curare dagli architetti molto capaci in modo da non rovinare la veduta della città. Penso che un grattacielo così nel mezzo della mia città non ci sta, nel senso che rovinerebbe la grande immagine che ha Torino, a partire che diventerebbe quasi alto quanto la Mole, e la Mole secondo me, essendo il simbolo di Torino, deve rimanere la più alta. About the landscape and about the skyscraper, I think it's a bad idea because you can see a pollution, but that's the only thing what is bad in Torino in here, like landscape. And if you will build there a skyscraper, it will like destroy the thinking of a nice city. I personally think that is a good idea because if there's a good architect who makes a project to buy the skyscraper, and it's gonna look like beautiful. A new technically good skyscraper, it can be a very nice for Turin. Well, I'm coming from a small town, so there are no skyscrapers, but I actually like the idea because it could really enrich the landscape of Torino, because if I look now through the window or just on the city, I don't really like the view. It's too grey and it isn't really a beautiful city, but a skyscraper could really improve that. Building a skyscraper in the middle of a beautiful city like Torino, personally I believe would be a disaster. I personally believe that skyscrapers are important. They provide a hub for whatever activity, in this case banking, so as opposed from people having to run from building to building, using up costs in, I don't know, transportation, electricity, phone calls, everything can be internal. However, it's really a question of, is it an eyesore? Personally, I believe if skyscrapers are built properly, that they're not. I don't think it would be right to place a skyscraper there because it would ruin the whole look of it all, because Torino is like, the buildings are very low, and I think it would just be too strange to have a big skyscraper right in the middle. I think it's wrong to want to change the look of the whole city. I think if they were changed the building that you see behind me into a skyscraper, it would look simply horrendous. The La Mole should be the only is one and simple architectural symbol in Turin, together with the biggest plane in Europe, which is very impressive. And I don't think you need a big tower, big skyscraper to mess up the view, even though you already have one, which will probably exceed the beauty of your new one.